Benvenuti all'ultimo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha confiscato alle cosche egemoni nel territorio beni per 1 milione di euro. I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria, il GICO di Catanzaro, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, il dottor Nicola Gratteri, dal Procuratore Aggiunto, il dottor Vincenzo Luberto, e dal Sostituto Procuratore, dottor Vincenzo Capomolla, hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva di beni per un valore di circa 1 milione di euro emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro. I destinatari del provvedimento ablativo sono Salvatore Pagna e Bruno Procopio, quest'ultimo figlio di Fiorito Procopio, esponente di vertice della cosca Sia Procopio Tripodi, operante nell'area ionica soveratese e coinvolta nella guerra di mafia passata alle cronache giudiziarie con il nome di Faida dei Boschi, che ha insanguinato la fascia ionica del basso catanzarese con oltre 10 morti nell'arco di pochi anni. Le indagini a seguito di episodi delittuosi erano culminate nel corso del 2011 nell'operazione Showdown, che aveva consentito tra l'altro di svelare la faccia imprenditoriale della cosca. La confisca, eseguita su disposizione della Corte d'Appello di Catanzaro, rappresenta l'epilogo di complesse e articolate indagini economico-finanziarie eseguite dalle Fiamme Gialle di Catanzaro attraverso una meticolosa ricostruzione di articolati assetti societari e il conseguente incrocio con le risultanze dell'attività tecnica ed info-investigativa svolta sul territorio. Celebrati a Pizzo Calabro i funerali del maresciallo Paolo Fiorello. C'erano proprio tutti ai funerali del maresciallo Paolo Fiorello, comandante della stazione dei carabinieri di Pizzo, morto suicida la mattina del 1 luglio quando si è esploso un colpo al cuore con la sua arma di ordinanza, mentre si trovava nel suo ufficio. C'era il prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo, il sindaco della cittadina, Gianluca Callipo. C'erano il comandante provinciale dell'arma, Gianfilippo Magro, e il comandante della compagnia di Vibo, Pier Marco Borrettaz. Ma soprattutto c'erano i suoi commilitoni e i suoi concittadini, che non hanno voluto mancare per l'ultimo saluto all'uomo più che al militare, proprio come ha sottolineato nella sua omelia padre Gaetano, prete del santuario di San Francesco di Paola. Ci accomuna il desiderio vero, profondo, di far sentire al nostro fratello Paolo la nostra preghiera, il nostro affetto, la nostra stima, per quanto ha fatto servendo questa comunità. È proprio l'impossibilità di non poter servire in maniera efficiente questa o altre comunità indossando quella divisa, che era una seconda pelle per lui, lo ha portato a quell'ansia anticipatrice ciò che poteva essere il suo futuro, ciò che poteva essere il suo avvenire. E qui il limite umano, la nostra fragilità, le nostre ferite emozionali hanno preso il sopravvento sulla razionalità, sulla dimensione spirituale. Questo sta ad indicare che dietro un vestito, dietro una divisa, c'è un uomo, c'è una persona. E come tale soggetto ai sentimenti, soggetto alle emozioni, soggetto a quello che è proprio la fragilità dell'uomo. Al termine della funzione religiosa, il feretro, portato a spalla da 6 carabinieri, ha percorso il tratto di strada tra il Duomo di San Giorgio e la chiesetta dell'Immacolata, dove è rimasto per tutta la notte, prima di partire alla volta di Calatafimi nel Trapanese, paese natale di Paolo Fiorello, dove nella giornata di oggi saranno celebrate delle nuove esequie. Cambiamo argomento, è stato proclamato a Catanzaro il nuovo Consiglio Comunale. Tra volti nuovi e vecchi sono stati proclamati a Catanzaro i consiglieri comunali eletti dopo le ultime amministrative. Tra le liste che sostenevano il sindaco eletto Sergio Abramo, 6 consiglieri sono andati a Forza Italia: Luigi Levato, Ivan Cardamone, Roberta Gallo, Francesca Celli, Modestina Migliaccio e Giulia Procopio. 5 i consiglieri di AP, Catanzaro da Vivere, Marco Polimeni, Antonio Mirarchi, Nuccia Carrozza, Alessandra Lobella ed Ezio Praticò.
La lista civica Catanzaro con Sergio Abramo sarà rappresentata da Rosario Mancuso, Enrico Consolante e Fabio Talarico. I due seggi di Federazione Popolare vanno a Filippo Mancuso e Demetrio Battaglia, quelli di Officine per il Sud a Giuseppe Pisano e Francesco Gironda, quelli di Obiettivo Comune ad Andrea Amendola e Manuela Costanzo. Per quanto riguarda le liste collegate al candidato a sindaco Vincenzo Ciconte, tre consiglieri vanno a fare per Catanzaro: Sergio Costanzo, Fabio Celia e Cristina Rotundo. A Svolta Democratica due consiglieri, Eugenio Riccio e Libero Notarangelo. Un seggio anche per l'UDC, Tommaso Brutto, uno al PD, Lorenzo Costa. Catanzaro in Rete sarà rappresentata da Rosario Lostumbo. Roberto Guerriero rappresenterà i Socialisti e Democratici. Nel nuovo Consiglio Comunale anche il candidato a sindaco Nicola Fiorita e il consigliere della lista Cambiavento Gian Michele Bosco. 14 nuovi consiglieri, 7 donne e grande entusiasmo e grande spirito di collaborazione. Ho avuto già modo di sentirli in questi giorni e sono presi dalla voglia di voler contribuire a migliorare la nostra città, quindi credo di poter contare su un consiglio comunale molto propositivo e che darà sicuramente un grosso apporto, non solo dal punto di vista della programmazione ma anche dal punto di vista del controllo del territorio, perché abbiamo bisogno dell'uno e dell'altro. Dobbiamo pensare in grande, ma dobbiamo pensare anche alle piccole manutenzioni. Lo si fa anche attraverso l'apporto che possono dare i consiglieri comunali. Faremo di tutto perché la nostra opposizione sia un'opposizione anche un po' diversa da quella che c'è stata nel corso degli anni. Nella passata consigliatura c'è stata un'opposizione anche molto forte e presente nel Consiglio. Abbiamo visto che questo non basta per costruire un'alternativa e allora cercheremo di fare opposizione anche nella città, fuori dal Consiglio. Cercheremo di essere i portavoce di un movimento che non esaurisca la propria spinta. Questo è il primo obiettivo, strutturare Cambiavento, renderlo il più inclusivo possibile, aprire le porte a tutti quelli che vorranno fare un'opposizione e portare l'opposizione e tenere viva l'opposizione nella città. Stringono i tempi a Vibo Valentia per la costruzione del nuovo ospedale. È la grande chimera di Vibo Valentia, a metà tra una tragedia greca ed una commedia dell'arte. La contorta vicenda tecnico-politico-burocratica del nuovo ospedale di Vibo Valentia sembra poter vivere una nuova stagione con l'avvicinarsi della prima delle tre tappe fondamentali stabilite per l'avvio dei lavori, dopo il cronoprogramma con le rispettive competenze e responsabilità sotto la garanzia di un attento monitoraggio e della supervisione del prefetto Longo. Tra pochi giorni, esattamente il 14 luglio, si consumerà la prima scadenza, così come indicata nella nota del dirigente generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture, che prevede l'obbligo del concessionario alla consegna dei progetti definitivi dell'opera principale e delle opere complementari. Solo dopo si passerà alla seconda tappa, con la conferenza dei servizi per l'acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri previsti dal codice dei contratti pubblici da parte degli enti e delle amministrazioni competenti. Un passaggio cruciale che interesserà i successivi 90 giorni a partire dal 15 luglio e fino alla scadenza del 13 ottobre. Saranno necessari gli adempimenti formali e procedurali di una molteplicità di soggetti, circa 30, che a diverso titolo dovranno pronunciarsi per dare il via libera alla terza ed ultima tappa, quella del progetto esecutivo. Da qui rimarranno i successivi 60 giorni per la sua elaborazione, che dovrà portare all'avvio dei lavori entro la fine dell'anno. A questo punto, per il segretario generale della CGIL di Vibo Valentia, Luigi De Nardo, è il momento opportuno per tracciare un bilancio di verifica sul percorso prima del 14 luglio e di attivarsi preventivamente per la richiesta dei pareri e delle autorizzazioni in considerazione del periodo di vacanze estive che ne ridurrà i tempi disponibili. De Nardo garantisce per conto della CGIL verifiche e sollecitazioni di ogni minuzioso riscontro alle scadenze definite per arrivare a poter finalmente aprire i cantieri del nuovo ospedale nella data agli atti convenuta, considerando che il nuovo ospedale di Vibo Valentia è un diritto legittimo ai bisogni della salute dei cittadini vibonesi. Potrà bastare? Sarà davvero questa la volta buona? A Santa Maria del Cedro, nel Palazzo Gabriele Marino, si è tenuto l'incontro su racket ed usura, sistema ed impero, promosso dall'Associazione Libera.
Esattamente un anno fa la DDA di Catanzaro eseguì una delle più importanti operazioni contro la criminalità organizzata. Denominata Frontiera, portò all'arresto del boss conosciuto come il Re del Pesce, Franco Muto, che da oltre 30 anni imperava sulla costa, valicava i confini della Calabria e molto altro, dirà l'inchiesta. Questo uno degli argomenti trattati nell'incontro tenutosi a Santa Maria del Cedro, Alto Tirreno Cosentino, da Libera. Presente Don Ennio Stamile, parroco sino a un anno fa della cittadina tirrenica di Cetraro, dove agiva il boss, e ora referente regionale di Libera. Forte e critico il suo intervento. Certamente l'operazione Frontiera è stato un colpo importante, un'operazione importante. Ancora però deve crescere la coscienza un po' di tutti, no? Degli imprenditori, della classe politica, delle varie associazioni, per poter reagire insieme e di più, perché io con amarezza devo riconoscerlo, insomma, a distanza di un anno non è stato fatto quasi nulla sul territorio, anzi proprio nulla. Allora queste occasioni sono importanti, intanto per, come dire, prendere coscienza di questa realtà, per formarci un po' tutti, per capire meglio e di più i problemi e soprattutto per comprendere cosa possiamo fare. Un sussulto di coscienza e un silenzio che non possiamo più permetterci. Denunciare la parola d'ordine, costituirsi parte civile è un obbligo delle amministrazioni comunali, soprattutto in quei processi che hanno macchiato i propri territori. Queste le conclusioni di Don Ennio, che si fa anche portavoce dell'apertura di un presidio di Libera sul Tirreno. È un segno diretto e chiaro per dire da che parte sta l'amministrazione comunale, che non può stare evidentemente indifferente rispetto a questi processi così significativi, rispetto a clan che deturpano il volto bello dei nostri territori. Un'amministrazione comunale ha il dovere di farlo, così come hanno il dovere di denunciare tutte le persone, in modo particolare gli imprenditori, tutti quanti noi abbiamo il dovere della denuncia. Allora, ecco, prendere coscienza di questo è importante. È importante perché insieme la denuncia deve essere anche una denuncia corale, deve essere fatta insieme, perché non ci servono gli eroi solitari. Ci serve invece prendere coscienza che abbiamo bisogno di rete, abbiamo bisogno di non lasciare solo le persone coraggiose che hanno il coraggio di denunciare, e per questo motivo con insistenza vogliamo istituire un presidio libero sul territorio del Tirreno Cosentino. E ora ci spostiamo a Lamezia Terme, dove nel corso della direzione regionale della CIA si è discusso anche di siccità. I vertici calabresi della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, si riuniscono, ma è un incontro di particolare importanza perché alla direzione regionale ha preso parte anche il presidente nazionale Dino Scanavino. Dunque a Lamezia Terme la CIA si organizza ed è un confronto importante per fare il punto sullo stato di salute del settore, ma anche per capire come affrontare le criticità. Tanti temi trattati sia di interesse nazionale che regionale, e particolare attenzione non poteva che essere riservata alla questione siccità. Questo problema è dovuto a non aver preventivato in passato sistemi irrigui idonei e che possono garantire l'approvvigionamento di acque sul nostro territorio. La Calabria è molto ricca di acqua, basta solo far funzionare la testa e mettere su progetti che possono garantire l'approvvigionamento dell'acqua e che possa così successivamente essere adoperata sia per il irrigo che per il potabile per tutti i cittadini e tutti quelli che sul territorio vivono e hanno bisogno di questa risorsa. Abbiamo il tema della siccità, la siccità che è un problema nazionale quest'anno perlomeno e che non trova soluzione perché le infrastrutture sono venute meno, sono quelle che mancano. Oggi il governo ha dichiarato stato di calamità, ma con lo stato di calamità non si irriga, ci vuole acqua e quindi bisogna mettersi al lavoro. Le istituzioni devono mettersi al lavoro per generare infrastrutture che ci consentano di avere acqua in quantità sufficiente per le nostre produzioni. E anche per oggi è davvero tutto. Io vi aspetto domani a partire dalle 11 sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Grazie per essere stati con noi e auguro a tutti una buona serata.